Amici di motorsport.com, ciao a tutti, buon pomeriggio. Siamo a un'altra video intervista con un personaggio dell'automobilismo nazionale che ci ha regalato delle emozioni ed è proprio il caso di dirlo. Stiamo parlando di Andrea Montermini. Ciao Andrea. Ciao, ciao Franco, ciao. Allora, pilota a tutto tondo perché hai cominciato nel kart, poi dopo Formula Alfa Boxer, Formula 3, Formula 3000, Formula 1, kart, poi tantissimo GT e in mezzo anche un po' di prototipi. Quando si dice un pilota eclettico, è giusto definirti così? Beh, ti ringrazio, questo è molto bello. Guarda, proprio ieri quando ci siamo sentiti, contavo la mia prima intervista nel mondo automobilistico che me l'hai fatta tu. Io ero ad Autosprint e tu correvi in Formula Alfa Boxer, era il 1987, no? Esatto, e purtroppo quando ricordo, questi sono tanti anni che sono passati, ma la cosa bella è con lo stesso entusiasmo che ricordo quella intervista e quella che mi fai adesso. Sono passati 33 anni e devo dirti che fu un'emozione incredibile quando mi chiamasti al telefono, non la scorderò mai quella telefonata, e anche perché era il mio vero primo approccio all'automobilismo, era l'Alfa Boxer, perché il kart era stato fatto, diciamo, molto a livello amatoriale, per cui quello che tu mi facesti a quel tempo fu per me una cosa incredibile che ancora oggi ricordo. Un pilota che non conosceva nessuno, appunto, dal mondo del kart, fa credo 5 gare, 3 vittorie e 2 secondi posti in un campionato che era già orientato, e tu arrivi, se non mi ricordo male, terzo alla fine della stagione, quindi sì, esatto, avevi rivoluzionato un po' i valori a sorpresa, dato che non avevi soldi per fare l'intera stagione. Sì, infatti cominciai alla quinta gara, allora non c'erano le gare doppie, non c'erano le gare doppie che ci sono oggi, per cui c'erano 12 appuntamenti e io cominciai alla quinta gara. Ma in realtà la storia inizia prima, perché io qualche giorno fa ho parlato con Piedone Giovanardi e lui mi ha raccontato che voi in kart avete viaggiato inizialmente insieme, due giovani di Sassuolo che vanno alla conquista del mondo dell'auto. Com'è questa storia? Oddio, proprio alla conquista, diciamo, più che una volta i miei genitori sono andati via con i suoi genitori in vacanza, non ricordo neanche, e ci hanno lasciato a casa da soli, grandissimo errore. E siamo partiti, siccome avevo la patente, siamo andati a Parma, abbiamo girato un pomeriggio noleggiando dei kart e siamo venuti a casa con una passione incredibile, quello che non avevamo mai fatto. E da lì in poi, siccome i miei non erano proprio del tutto convinti, anzi non erano proprio contenti che io facessi questa cosa, questa attività, e il mio unico modo era andare a girare con Fabrizio. Quando lui andava a girare, io, insomma, lo portavo alle gare perché io avevo la patente, lui no. Quindi tu eri l'autista del sistema. Esatto, ero l'autista. Lui diceva che aveva un furgone scassatissimo. Esatto. Andava alle corse. Esatto, il Fiat Daily, andavamo alle corse e il mio premio era che ogni tanto, quando c'erano le prove, io provavo il suo go-kart, facevo qualche giro, che già per me voleva dire toccare il cielo con un dito all'ora. Ecco, ma l'Alfa Boxer come ci sei arrivata? Ma ci sono arrivato perché, grazie a un colpo di fortuna incredibile, incontrai Giorgio Vallicelli, il povero Giorgio Vallicelli, che purtroppo oggi non è più con noi, ma un preparatore di Forlì che... con cui, cioè, da cui ha dato i natali a Alboreto, Patrese, ha dato, insomma, è un grandissimo preparatore, uno di quelli veri, uno di quelli proprio vecchio stampo, e non so perché, non so per come, non so come ha fatto, insomma, abbiamo messo insieme qualche soldino per andare a fare dovevamo fare inizialmente solo 4 gare. E le gare dovevano portarci
a fare appunto queste quattro gare, dice vediamo quello che va, tanto anche mio padre disse tanto fa quattro gare, a 23 anni si diverte, finisce lì, fa quello che gli, insomma, gli è piaciuto, però poi muore lì. In realtà la quarta gara a Monza, in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1, vincemmo la gara, vinsi la gara e da lì insomma mettiamo insieme i soldi per fare le restanti altre tre gare del campionato. Ecco, arrivi terzo alla fine del campionato e quindi nell'88 si aprono le porte della Formula 3, quello che tuo padre non poteva aspettarsi, in realtà succede. In realtà succede. Allora, Giorgio Vallicelli insieme a Roberto Farnetti, con grande fatica e due soldini, mettono insieme la macchina con motore Volkswagen per andarmi la LALT Volkswagen in un campionato dominato dalla Dallara e andare a cominciare a correre. Purtroppo i risultati non erano quelli che ci aspettavamo, perché purtroppo insomma la LALT era quello che era e anch'io come tutti dovevo imparare, ma si cominciano a intravedere delle cose e vengo notato da Gabriele Seresina con l'Euroteam, il quale mi dà la possibilità di fare tutto il campionato successivo nell'89, lì con una Reynard, sebbene non era la Reynard, la super macchina, la super Dallara, che allora veramente dominava tutti, però ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Hai vinto a Vallelunga e soprattutto sei arrivato secondo nel Gran Premio di Monaco. Esatto, che è stato un po' il lancio a livello internazionale, la mia prima gara europea, la mia prima volta a Monte Carlo, ebbi la fortuna di arrivare secondo e su un circuito. Perché dici la fortuna di arrivare secondo? Beh, insomma, ci vuole anche della fortuna quando vai in un Gran Premio vai in un posto come Monte Carlo la prima volta e hai la possibilità di guidare su una pista del genere, sapendo tutti i rischi che si corrono lì, soprattutto con la zero esperienza che avevo su un circuito cittadino. E disse che non mi ricordo? Tamburini. Arrivammo dove finiva la sua macchina e iniziò la mia. Eravamo talmente tanto attaccati che non c'era, però sai, a Monte Carlo non si sorpassa, ma a onor del vero fui molto contento lo stesso, anche se un pochino di rammarico mi era rimasto. Però secondo la prima gara, la prima volta a Monte Carlo su una pista dove tutti insomma consideravano insieme a Spa l'università della anche guida. Perché normalmente chi fa bene a Monte Carlo poi regolarmente ci torna, ma con un'altra macchina, che è quella di Formula 1. Esatto. E come in realtà è successo, cioè, come in realtà è successo un po' dopo. Ascolta, 1990 c'è un ulteriore salto di qualità. Finora non abbiamo vinto titoli, no. Cioè, è uno che riesce ad arrabbiarsi a... Vero. Avevo vinto delle gare, ma non ho mai avuto il tempo di... Avevo già quasi 25 anni. Cioè, esatto. Cioè, non è che avevo tanto il tempo di stare tanto tempo nelle categorie minori. Alle generazioni di oggi saresti stato vecchietto e neanche guardato. Perché... Beh, ma anche già da allora c'era gente che correva già da 18 anni, cioè... Uno che cominciava a 23 era vecchio, punto. Cioè, non è che potevi discutere più di tanto. Allora, arrivi in Formula 3000 e che succede? È che la squadra con cui correvo, la Majwick, fu, durante l'inverno dove avevo firmato il contratto, acquistata in parte da Mansell, il quale insomma, diede un po' di nome e un po' di... un po' di cassa di risonanza importante a questa scuderia. Ma come alla ci prima sei gara con gli inglesi? Cioè, qual è stato il passaggio? Reynard, Rick Gorn, il passaggio fu Seresina, Reynard, Rick Gorn, fu tutto questo insieme. Quindi il buon lavoro fatto in Formula 3 con la Reynard, che non era la macchina competitiva, in realtà ti ha permesso di fare il salto di qualità. Mi ha soprattutto aperto le porte all'Inghilterra. La mia grande fortuna, e lo dico anche a tutti i giovani di oggi, la mia grandissima fortuna, nonostante fossi tra virgolette vecchio per la media di età, è stata proprio andare in Inghilterra. L'Inghilterra mi ha insegnato tantissimo, mi ha fatto... Cosa c'è di diverso in Gran Bretagna? Uno, abituarsi a tutto, primo. Secondo, a lamentarsi il meno possibile. Terzo, fare con quello che hai.
e là insomma, piove, neve o tempesta, li vai in pista, non ci sono problemi. Purtroppo hai le gomme usate, fai con quello che fai con quelle lì, cerchi di tirare fuori il massimo con quello che hai. Hai la macchina che non è a posto, cerchi di tirare fuori il massimo con quello che hai. Devi cercare di fare il massimo sempre con quello che hai a disposizione. Questo è il grandissimo insegnamento. E detta come va detta, poche balle e tira avanti. E Mansell, hai avuto un rapporto di conoscenza con lui in quella fase, visto che poi vi siete visti dopo? Esatto, ci siamo conosciuti, mi è stato vicino. Pensa, era la prima gara a Donington, prima volta per me a Donington, prima volta in Inghilterra per un pilota italiano, poi essere in Inghilterra a quel tempo voleva dire prendere delle gare allegnate, perché purtroppo era così, quando si andava fuori dall'Italia i piloti italiani erano quasi regolarmente bastonati. E la prima gara a Donington, pole position, ebbi la fortuna, insomma, tutto quanto venne insieme, feci la pole position. E Mansell era lì, fu lì vicino, soprattutto tra le qualifiche e la gara venne a piovere. Venne a piovere e quindi partì col bagnato, questo non lo potrò mai dimenticare, partì col bagnato per la prima volta in vita mia sul bagnato con la Formula 3000, che c'era un bellissimo saldo dai 180 cavalli ai 500, soprattutto in Inghilterra. Mai vista la donna dentro un bagnato, passo, parto, partenza, insomma Mansell mi dà due dritte in partenza, poi le sue dritte erano presto, non sottosterzo, non sovrasterzo, tieni giù tutto e vai, e lui per lui era così, e passare il primo giro con quasi 5 secondi di vantaggio sul secondo, perché c'era un grandissimo vantaggio, e continuare ad andare avanti fino al cambio gomme, che poi purtroppo saltò via una ruota, a causa un serraggio errato, ma sono cose che succedono nel motorsport. Ecco, è una stagione però che finisce con un ottavo posto, non con dei risultati clamorosi. In parallelo si apre la finestra della Formula 1 e diventi collaudatore della Scuderia Italia. Come mai? Il direttore sportivo della Dallara di quel tempo, la Dallara di Formula 1, ho un lapsus, non mi ricordo il nome. Comunque mi chiamò per dire: vuoi fare un test a Monza con la Formula 1? Quando ricevetti quella chiamata, che era alla fine luglio del 90, non ci volevo credere, cioè, mi avevano chiamato a fare un test in Formula 1 e niente, il 15 di agosto del 90 debuttai sulla Dallara di Formula 1, che allora era di De Cesare Sepirro, ovviamente non puoi mai scordarti una cosa del genere. Andò tutto bene, io avevo esperienza all'estero sì e no di 8 mesi, avevo esperienza con tanti cavalli di 8 mesi, e niente, dopo 2 anni e mezzo dal debutto delle ruote, debuttai sulla Formula 1, fu un bellissimo test. Non feci tanti giri, ovviamente, però fu una presa di contatto e fu sufficiente per tutti per capire che era quello che volevamo fare in futuro. Che impatto è stato per quel ragazzino di Sassuolo, ragazzotto di Sassuolo, senza soldi, che inizia un'avventura dove ogni volta deve rimettere insieme i cocci dei soldi che non ci sono e puntualmente riesce a fare un salto di qualità e mette le chiappe sulla Formula 1. Ah, è stato, io non scorderò mai le prime frenate. Mi avevano detto che i freni in carbonio erano, ovviamente non sono quelli di oggi con la tecnologia di oggi, no? Stiamo parlando del 90, erano i primi approcci alla fibra di carbonio, i freni in carbonio che dovevano essere tenuti molto caldi. A Monza già di per sé stesso i freni caldi non li puoi tenere, perché fai una curva, poi c'è un rettilineo di 1 chilometro e già da soli i freni si raffreddano. In più devi andare abbastanza forte per poterli mantenere a un certo livello. È che per portarli al livello della temperatura i freni non frenano tutti pari. Arrivi in curva, alla frenata, la macchina va da una parte, i primi giri, poi va dall'altra, e tu ti devi abituare. È tutto un salto, tutta una cosa completamente diversa.
piano piano mi abituo, andiamo avanti e tanto vale che questo test poi mi porta al contratto con la Dallara per l'anno successivo come terzo pilota e con la dottora. E lì hai lavorato? Eh sì, abbiamo cominciato a lavorare, ma nell'inverno succede una cosa che ancora di più mi ha fatto felice, perché mi chiama Cesare Fiorio, che allora era il direttore sportivo, il direttore tecnico, insomma il gran direttore della... Oggi diciamo si direbbe team principal della Ferrari. Esatto, il team principal della Ferrari, e mi dice: avremo bisogno di fare un po' di test, sei disponibile? E io gli ho detto che lui mi conosceva dalla Formula 3, perché ci eravamo incrociati in Formula 3, e mi ha detto certo. Io gli ho detto certo che ci sono, quando vuoi. Bene, allora fammi ragionare come posso fare, perché c'era anche l'altro collaudatore, che era Gianni Morbidelli. Tutti e due avevamo fatto la stessa salita, solo che in quel momento Gianni aveva firmato per la Minardi, e quindi diceva lui non avrà tantissimo tempo per essere qua con noi, quindi noi avremo bisogno di qualcuno che c'è. E da lì è cominciato, 24 gennaio del 91 ho cominciato alla mia attività, il mio primo giorno di test a Fiorano con la Ferrari. Ecco, in mezzo, poi ci torniamo al discorso Ferrari, c'è stato ancora una stagione di Formula 3000 nel 91 con due podi, uno a Po e un altro a Hockenheim, quindi si comincia a salire di prestazione, evidentemente l'esperienza comincia a funzionare. Esatto. Ma per aspettare la prima vittoria bisogna arrivare al 92, dove esatto, inizi col Barone Rampante, quindi una squadra molto competitiva con grande voglia di fare molto bene, ma lì la storia dura poco. Che succede? In quattro cinque gare il mio compagno di allora era Rubens Barrichello, facciamo 4-5 gare, io vinco a Barcellona proprio davanti a Rubens era il pilota, il giovane che veniva sponsorizzato tanto dal Brasile, aveva questo grossissimo sponsor che è la Risco, che poi lo ha portato fino alla Formula 1. Ed c'era un po', insomma, cominciavano un po' di battaglie, perché si aspettavano il pilota che vinceva tutto fin da subito, non pensavano tanto che Andrea poteva essere il suo antagonista. In realtà successe che, insomma, io andai molto bene fin da subito, cominciavo a mettere l'esperienza sul piatto e vinsi a Barcellona proprio tra l'altro davanti a lui e continuò così. Poi ci fu una stranissima richiesta che io non capii mai, economica in più rispetto a quello che era stato pattuito col Barone Rampante, e io purtroppo non potei fare niente, tanto è vero che il buon Guido Forti, che ancora oggi ringrazio anche da lassù, mi chiamò a Spa per sostituire, appunto, perché io in una settimana mi sono trovato senza la macchina. A piedi. E Guido Forti, niente, aveva appena perso un aspetti che l'avevano chiamato con la marcia per correre in Formula 1, mi chiamò e salì il giovedì sulla sua macchina. Mai visto la sua macchina, che era diversa, perché era una Reynard Ford, noi avevamo una Reynard Zytec, e non sapevo niente, per cui ci eravamo presi una gara almeno per prendere le misure tra la squadra, l'ingegnere, Paolo Guerra. Intanto entri in un ambiente di nuovo tutto italiano, quindi esatto, forse più facile è stato l'ingresso in un ambito dove già conoscevi delle persone. Sì, può darsi sì, però era già, devo dirti che era tutto italiano, anche il Barone Rampante, non credo che fosse l'ambiente, però c'era quella cosa molto buona che poi è molto importante per noi piloti, era la fiducia che c'era
era palpabile la fiducia che avevano in me, che avevano nella persona che saliva nella loro macchina. Quindi non c'erano cose politiche intorno, c'era la fiducia, c'era la voglia di far bene insieme e cercare di fare il massimo di tutti insieme. Ecco, questo forse era la grossa differenza che ho notato fin da subito. Morale, doveva essere la gara di presa di contatto per tutti e due, pole position, giro più veloce, vittoria finale a Spa, davanti alla Formula 1. E quindi cosa succede? Perché poi appunto con i risultati precedenti e la seconda vittoria dal Bassette arrivi secondo in campionato, quindi sì, in rotiamo realtà, ti rimane poi un po' di amaro in bocca perché poteva essere l'anno finalmente di vincere un campionato. Infatti mi chiama all'ultima gara, eravamo in lotta campionato io e Luca Badwer e ci siamo letteralmente, insomma, chi finiva davanti finiva, vinceva, ci siamo letteralmente scornati lì in tutti i sensi, e ci siamo presi a manicure la gara finì dopo 20 giri, 25 giri e io arrivo al secondo e lui primo, basta. Ma queste sono le gare, cioè, è la storia. Al tempo fui molto amareggiato, oggi mi rendo conto che le gare sono sempre state così e saranno sempre così. Chi era davanti aveva interesse a buttare fuori chi poteva rubargli la leadership e quindi è arrivata la martellata. Beh, cosa fai? Beh, però anche tu non eri uno di quelli che stava lì a prenderle. Quindi... No, ma come tutti, diciamo che tutti erano così, cioè, boia che molla. Cioè, in Formula 3 c'erano 60 macchine, la nostra Formula 3 aveva 60 macchine, al sabato sera andavano a casa 30 macchine e la domenica ne correvano dai 24 ai 27, a Varano 22. Cioè, se dovevi imparare a sgomitare, bene a modo anche. Ecco, torniamo a Fiorano, che era a un certo momento diventato la tua casa, perché oggi dirlo, il fatto che tu abbia fatto più di 12.000 km di test avrebbe un valore incommensurabile, visto che è impossibile praticamente girare dappertutto. Che valore è aver fatto 12.000 km sulla Ferrari e non aver mai avuto l'opportunità di correrci? È stata la base di tutto quello che mi sono portato dietro nelle corse da lì in poi. Non la base, ovviamente non c'erano i coach una volta, dovevi imparare, non c'era la telemetria all'inizio, la telemetria è cominciata ad arrivare i primi anni 90. E a volte a Fiorano la telemetria non partiva, non uscivi dai box, perché eravamo veramente agli arbori. Però a Fiorano è di fianco a Prost, che a livello umano sappiamo tutti che non è essere proprio un... la persona più simpatica di questa terra, ma no, racconta, perché per te è normale, tu c'eri accanto, noi ne sentiamo solo raccontare. No, era una persona diciamo molto sulle sue, nel senso che era una persona che era difficile argomentargli delle cose, cioè aveva spesso ragione lui, ma il problema è che aveva ragione lui veramente in tantissime cose, a livello, nei rapporti umani forse non era il massimo, perché non è che era super, cioè, non era un romagnolo, un emiliano, era di un'altra nazione, per cui aveva un altro approccio, era il suo modo di essere questo, no? E invece a livello professionale io ho imparato tantissimo, è stato il mio coach. Ti ha fatto da coach? Mettiamola così, ovviamente non volontariamente, ma ho imparato, lui e Schumacher sono stati trasferito quelli... delle informazioni. Esatto, lui e Schumacher, un campione non obbligato a dare. Esatto. Lui e Schumacher, perché l'anno dopo poi andai in Benetton, sono stati quelli che mi hanno fatto capire tantissimo, estremi opposti, completamente diversi, ma uno mi ha insegnato la messa a punto della macchina, cosa capire, le cose necessarie, quello che era importante, quello che non era importante. E cos'era importante? Lui diceva una delle sue cose più importanti, poi al tempo, sai, si partiva con un set di gomme e si finiva con quel set di gomme. Facevi 300 km con quel set di gomme, partivi con 270 litri di benzina e dovevi arrivare alla fine, quindi la macchina era in un modo quando partiva ed era in un altro modo quando arrivavi.
Ma lui cosa diceva allora? Lui diceva che tu puoi avere la macchina più bella del mondo. Due cose importanti. La prima, puoi avere la macchina più bella del mondo, ma a terra ci vanno quattro gomme. Se hai quattro gomme di cacca, avrai una macchina tale, uguale. Se tratti bene le gomme, te le ritroverai per tutto l'arco della gara. 70 giri, sempre con quelle gomme. Mai permettersi, quando hai 900 cavalli, un V12 3005 di cilindrata senza controlli di trazione, senza niente, è molto facile uscire da una curva e fare un patinamento. Dopo il terzo patinamento, che cominci a sentire vibrare le Goodyear di allora, sentivi, avevi finito. Magari un giro avevi fatto mezzo secondo più veloce, dal giro successivo giravi un secondo più lento tutta la gara. Fine. E l'altra cosa diceva, la messa a punto più importante io la faccio nelle curve lente. Perché in una curva veloce tu mi puoi guadagnare 1, 2, 3, 4 decimi, ma in una curva lenta ti posso dare un secondo e mezzo. Perché in una curva lenta si passa più tempo in curva. È una macchina con 900 cavalli, con un'aerodinamica che non era l'aerodinamica ovviamente di oggi, poter mettere a terra, frenare tardi, poter mettere a terra la potenza prima possibile, voleva dire un guadagno enorme. Infatti, tu dovevi girare a Fiorano, sembrava uno che andasse a passeggio, guardavi il cronometro, c'era un secondo e mezzo di differenza. E non c'era niente da fare, ma Imola, Mugello, insomma, era così. E lui assolutamente non tirava e non spingeva mai se non aveva la macchina come voleva lui, mai. Ecco, ma arrivò a definire la macchina un camion, tant'è che poi lo cacciarono via. Sì, ci fu l'anno che noi partimmo con una macchina e a metà anno sviluppammo un'altra macchina, la prima macchina col muso alto, e quella macchina in Giappone non fu proprio molto competitiva, e lui ebbe parole che secondo me in Ferrari, appunto, dal lato umano non puoi usare. Ma era più una questione puramente tecnica secondo te, o era legata anche molto alla politica di quello che stava succedendo all'interno della squadra? Guarda, tu Franco sai benissimo quello che successe quell'anno lì a Barcellona. Tu sai cosa successe a Barcellona? Dimmelo tu. Barcellona fu il primo anno del Gran Premio di Spagna a Barcellona, era settembre. Io il mercoledì ricevetti una chiamata da Fiorano, dal mio ingegnere responsabile dello sviluppo della squadra test, e mi disse: devi andare a Barcellona, dice, dobbiamo fare delle foto per la Marlboro. Va bene, io prendo tutto quanto, siccome era strana questa cosa perché non era mai successa, però era il primo Gran Premio a Barcellona, ci poteva stare. Mi chiama e mi dice: poi mi torna a chiamare e dice: guarda, prendi anche tutti i ferri del mestiere, cioè tuta, casco e tutto. Ho detto: ma perché? Dice: sai, vogliono delle foto così, con la tuta e così. Ho detto: va bene, ok. Io chiamo un mio meccanico, sai, qua io abito da queste parti, era facile fare una chiamata ai ragazzi che vedevo prendere il caffè al bar normalmente, non, ma da anni prima che cominciasse a correre. E allora chiamo Scaramelli, il buon Scaramelli, e gli dissi, che era il nostro capo meccanico del tempo, e dice: ma cosa sta succedendo? Gli ho detto: guarda, non lo so cosa sta succedendo, però abbiamo caricato la tua pedaliera e il tuo sedile. Quindi non erano pronto. Solo fotografie, evidentemente, questo no. era chiaro. Morale, arrivo, allora vado con il mio ingegnere, andiamo appunto a Barcellona, andiamo a Barcellona, e mi dice: ma senti, cosa sta succedendo? Gli ho detto: succede che dovrei correre questo weekend. Come devo correre questo weekend? Cioè, in quel momento mi si era gelato sangue, tutto quanto, perché dice: sì, c'è di Prost, diceva, c'è qualche problema con Prost, perché non so quello che succede, tieni pronto perché qualcosa sta per succedere. Infatti il mercoledì sera o giovedì mattina Prost viene, lo lasciano a casa, dice: finito il rapporto con Prost, non corre più Prost. Allora io
pubblicamente proprio devo fare le verifiche sportive, cioè c'è tutto l'iter del giovedì, no? Cioè le verifiche sportive, io infatti faticavo a credere a questa cosa, però sono dovuto andare a fare la superlicenza, vai a firmare tutti i documenti, fai tutte le cose che devi fare proprio per quando vai a correre, no? Quindi io dicevo, cavolo, sta succedendo proprio a me. E poi dopo fai il posto guida, metti a posto la macchina, metti tutto, mettono il mio nome sulla Ferrari, cioè un sogno che si stava concretizzando. Ma io che, in realtà stavi ancora dentro il sogno, non sapevi se il sogno è vero, e stavo insomma mi ricordavo quando andavo da piccolo, andavo a vedere a Fiorano Alboreto girare attaccato alle reti, ero dall'altra parte, non ci volevo credere. Comunque niente, vado a letto, il giovedì sera vado a letto, il venerdì mattina comincio le prove libere alle 10, se non mi ricordo che era. Arrivo venerdì mattina in pista e mi dicono, guarda, è saltato tutto, corre Prost. Nella notte hanno fatto l'accordo e insomma hanno fatto la pace. Morale, salta tutto. Che per me voleva dire anche, era anche un bel momento perché la pista era nuova per tutti, era vero, ero debuttante, però la pista era nuova per tutti e partivamo un pochino più, e in più quella la macchina, la 643 a Barcellona andava anche molto bene. E allora niente, hai tirato un sospiro di sollievo o sei rimasto malissimo? Perché lì quando ti trovi poi coinvolto in una cosa all'improvviso nasce anche un po' di paura, cioè certo. Si domanda, ce la farò? Cioè, salgo subito sulla Ferrari, che succede? Esatto. In realtà ho tirato anche, scusa la parola, un porco, perché mi avevano tolto la macchina, tra l'altro, insomma, debuttare con la Ferrari, mi resi conto solo dopo cosa voleva dire correre con la macchina competitiva, perché quando non hai la macchina competitiva in Formula 1, purtroppo fai quello che puoi, fine. E niente, e quando arrivammo appunto al famoso licenziamento di Prost dopo il Giappone, che c'era la doppia trasferta Giappone-Australia, e con una sola settimana e mezzo, mi dissero, vieni, proviamo a farti arrivare in Australia. Non c'erano voli disponibili per partire subito, dovevo aspettare il giorno dopo, cioè voleva dire arrivare il giovedì sera non fare Australia. Le verifiche in tempo per essere in gara. Presero Gianni Morbidelli dalla Minardi, lo misero sulla Ferrari e teoricamente quella doveva essere una tua macchina sulla quale avevi girato per chilometri a Fiorano e la conoscevi. E non solo Fiorano, abbiamo fatto Mugello, Imola, abbiamo fatto un sacco di test, perché ti ricordo che abbiamo fatto tutto il lavoro delle sospensioni attive, che in parallelo c'erano due squadre allora che lo facevano, eravamo io sulla Ferrari con Baldisseri eccetera eccetera, e l'altra parte la Williams con Damon Hill. Infatti spesso ci siamo trovati a Imola e al Mugello a fare i test, soprattutto a Imola, non al Mugello, a fare i test, perché il Damon Hill, che eravamo insieme da Formula 3000, che ci conoscevamo dalla Formula 3000, portavamo avanti un progetto parallelo sulle due macchine che allora erano le più vincenti. Che impressione era guidare le attive? Sei uno dei pochi che ha avuto quel piacere lì. Piacere. Fida? Ti fidi, poi a volte ci sono anche dei momenti che non ti aiuta, vedi il Mugello quando in qualche situazione. No, ma sono cose passate, la macchina del Mugello. Ha cominciato a lavorare qualcosa per i fatti suoi? No, ho ceduto proprio un impianto idraulico, un ammortizzatore, cioè un impianto posteriore destro, ho ceduto, la macchina in mezzo rettilineo è andata contro il muro. Per fortuna erano i primi giri di riscaldamento, ancora non era al massimo ed era dopo la chicane delle arrabbiate, per cui non andavo fortissimo ed è stata un po' la mia fortuna, perché lì si spezzò la macchina. Quindi hai demolito una macchina. Lì si spezzò, era l'ultimo test di quella macchina, sai che le telai in fibra di carbonio hanno una vita, allora avevano una vita proprio di ore che potevano fare, e quello doveva essere l'ultimo test. In realtà, come toccai il muretto, la macchina si spezzò proprio con un angolo
neanche di 45 gradi, si spezzò all'altezza proprio della centina del volante. Ma allora erano così, c'era un altro know-how, c'era un'altra situazione. Andò bene, però, andò bene. Cosa ti dissero? Ah, niente, non mi dissero niente. Cosa volevano dire? Erano test che sapevamo cosa succedeva, sapevamo come andavano le cose. Ma a me dispiaceva per la macchina che si era rotta, ma ovviamente loro furono i primi a dire che non ci si poteva fare niente. Ascolta, ma sei stato quindi d'accordo all'idea poi nel 94 che le macchine non avessero più le attive? No. O ritieni che invece sarebbe stato giusto lasciare continuare quello sviluppo nel quale avevate speso tanto tempo, tu e De Monil? Guarda, si fa molto presto a parlarne, provo a dirtelo in due parole. La Williams ci ha creduto, la Ferrari con allora chi raccomando no, perché a metà dell'anno appunto del 91 fu stoppato il programma. Ma a che punto eravate arrivati? Eravamo arrivati che nelle curve medio lente eravamo mediamente un secondo più veloce della passiva, l'attiva era più veloce della passiva. Ancora c'era da lavorare sulle curve veloci, su alcuni aspetti, ma la macchina era già più veloce, perché di fatto poi la sospensione attiva cos'era? Era un controllo dell'altezza costante, cioè la macchina col pieno, col vuoto, a bassa o alta velocità era sempre la stessa altezza. Ad avere il massimo carico aerodinamico possibile, esatto. E ciò vuol dire che i progettisti dei progettisti in Galleria del Vento potevano fare delle mappe aerodinamiche molto esasperate, che è un po' stato il problema del 94, dato per quello che è stato poi tolto alla fine del 93. Ricordo una cosa, già nel 91 avevamo controllo di il mio primo test a Fiorano, feci il test sul lavorai sul il traction control, il differenziale elettronico. Qualcuno provò già in Inghilterra l'ABS, per inciso Zanardi, e avevamo già il differenziale elettronico, era ovviamente agli arbori, però erano andate tante cose, c'era il fondo piatto completo, cioè completamente piatto, le macchine andavano veramente già veramente forte, e stiamo parlando del 91, stiamo parlando del 2020 o del 2019. E c'era la paura che queste cose già potessero portare dei problemi ai piloti. Già all'Estoril c'erano 6G nell'ultimo curvone che metteva sul rettilineo. E qual era l'impatto sul pilota? Il primo impatto è che entravi in curva col collo verso la curva e ne uscivi dall'altra parte. Cominciava a diventare molto pesante, perché le macchine andavano sempre più forte in curva, non mollavi mai il gas, tenevi giù, sai, si cominciava a pensare che sul pilota c'era un impatto un po' troppo elevato. C'era qualcuno che diceva che proprio l'Estoril, perché c'erano anche dei bump, qualcuno aveva dei black della vista per qualche esatto. Piccolo istante, è vero? Esatto. È vero, perché c'erano le velocità erano molto alte, i giri laterali cominciavano a diventare molto importanti, Estoril, Barcellona, erano cominciavano a diventare molto importanti. Devi tenere in considerazione che già Senna, qualche anno prima, uno o due anni prima, all'Estoril usava il famoso laccetto del casco, quello che mettevi sotto alla scella tra il braccio e collegavi il casco, l'aveva sia a destra che a sinistra. Io, per esempio, a Barcellona, quando debuttai, ce l'avevo solo a destra, ma questo è un'altra cosa. Ma questo per intenderci, alla fine del 93, che fu abolito, cosa successe? Il problema grosso. Sappiamo perfettamente qual è la progettazione media di una macchina oggi di Formula 1. Comincia marzo, aprile, quella dell'anno successivo. Allora a fine anno venne stoppata le sospensioni attive vennero stoppate. I tecnici ebbero veramente poco tempo per adattare le macchine alle sospensioni normali. Erano tutti abituati ad avere con grande facilità ad avere una mappa aerodinamica che andava
che lavorava. Una mappa esasperata aerodinamica che rendeva molto difficile quella che era diventata una macchina passiva, che in realtà cominciava a pompare all'improvviso e aveva atteggiamenti. Trovavi un osso di formica in mezzo al rettilineo, la macchina impazziva. E questo purtroppo lo cominciarono a capire solo i primi Gran Premi del 94, quel famoso anno del disastri. E tante situazioni, come sappiamo, poi insomma, tanti problemi sono venuti fuori e a un certo punto sulla macchina si decise di fare il famoso scalino sotto per evitare che le macchine fossero troppo sensibili alle variazioni di assetto. Ecco, in mezzo a queste due fasi, cioè il 94 dove debutti in Formula 1 e ci arriviamo, ci sono state anche alcune gare in Formula Kart. Esatto. Cioè, all'improvviso, zac! Mi chiamano. Deve correre con la Ferrari, succede questo e quello, track in America. Sì, mi chiama Antonio Ferrari sulla Rola dell'anno precedente, ex Bobby Rahl, e mi dice: dai, andiamo a fare la gara a Detroit. Bene. Altra pista nuova, altra macchina nuova, motore, telaio completamente diverso. Però se vuoi, per un aspetto più umane, erano molto più umane perché erano più vere, non c'era controllo di trazione, c'era carico dinamico, un gran motore, turbo, che erano molto diversi, e 950 cavalli, insomma, cose belle da guidare, insomma, cose vere, maschie. E andiamo a Detroit, dove Detroit faccio una bella qualifica, mi qualifico sesto e arrivo quarto. Debutto vicino al podio. E uno dice: bellissimo. Cavolo, adesso questo se lo prendono gli americani. Poi di solito sono sensibili, no? Alle situazioni di un europeo che viene, fa bene e può costruirsi una carriera. Non termini, no? Come mai? non l'ho mai saputo, anche perché andiamo a fare Vancouver, dove stiamo in pole position davanti a Mansell, che era il rookie. Infatti quell'anno arrivai secondo al rookie con le poche gare che feci, perché il primo posto del rookie of the year era stato Mansell, che aveva appena vinto un mondiale appunto in Formula 1 e niente, però purtroppo l'anno successivo, che si cominciano a concretizzare un po' di, alla fine dell'anno cominciano a concretizzare un po' di parole per fare la carta, stagione di carta insieme, c'è questa possibilità di andare poi a correre col Formula 1 e lì come fai a dire di no? Ok, era la Pacific Lotus, ok, tutto quello che vuoi, ma perché? No, era la Simtek all'inizio. Sì, la Simtek, ma lì la Simtek era un... 94 vieni chiamato a correre in Spagna dopo due eventi di paura, dove la Formula 1 praticamente ha cambiato la storia, perché sulla macchina Simtek muore Roland Ratzenberger al sabato, la domenica muore Ayrton Senna nel Gran Premio di San Marino in quel maledetto primo maggio. A Monte Carlo si decidono cambiamenti e Wendlinger si schianta alla piscina, va in coma. Mio ex compagno di Formula 3000. E si prolunga la paura con ulteriori cambiamenti di natura sportivo regolamentare e si arriva a Barcellona, dove tu debutti in Formula 1. Quindi arrivi a debuttare in Formula 1 in una condizione sulla macchina, un'altra, comunque del pilota che è morto, esatto. In una condizione di sicurezza che il mondo della Formula 1 non sta capendo dov'è, che cosa sta succedendo, qual era il clima lì? Ma il clima, ti dico, e tu forse dimentichi una cosa, nel test del lunedì, perché allora si poteva provare anche qualche giorno prima, io il lunedì andai a fare il test per il sedile, no? A Silverstone, e con me c'era Pedro Lamy a fare il test, e fece l'incidente lui, l'altro incidente che si fracassò, altro pilota che eravamo tutti insieme nelle categorie minori, perse l'alettone in rettilineo, la macchina volò oltre le reti e finì sotto il ponte e prese fuoco, si demolì le gambe, cioè, io arrivai a Barcellona ero in più, a me è successo che proprio il giorno del mio debutto ebbi anche la febbre, in più avevo preso l'influenza, purtroppo
le variazioni di temperatura dall'Inghilterra 10 gradi a Barcellona 33. Ma chi ti ha chiamato e perché? Dovevo sostituire lì la gara del Canada a Ratzenberger, dovevamo cominciare a vedere cosa si poteva fare per il proseguo. Cioè, intanto facevamo queste due gare, questo era questo. E qual è stato l'approccio a questa Formula 1? Perché appunto è stato, cioè, sembrava una cosa che non dovesse arrivare mai, cioè, passava dai vari giri e finalmente arriva. Finalmente arriva e comincia ad andare. Il primo giorno, il venerdì, sebbene la febbre, faccio abbastanza bene, l'approccio molto bene, molto vicino a David Brabham. C'è nelle qualifiche del venerdì, era già andato molto bene. Sabato mattina facciamo il nostro lavoro normale. Io avevo già cominciato, mi ero già abbastanza integrato, nel senso che avevo già cominciato a fare il mio lavoro, le mie procedure, no? Non tanto, sì, cominciavo ad apprendere dove poteva arrivare la macchina, eccetera, eccetera, ma con un approccio metodico, no? Come si faceva, ho fatto in Ferrari. Ma tu scendevi da una Ferrari e salivi su una Syntec, che impressione hai avuto quando sei salito su quella macchina? Eravamo su un altro pianeta, basta. E che impressione faceva il fatto che su quel tipo di macchina un tuo collega era morto? Ma guarda, ti devo dire, pensato o lasciato perdere? Dopo che si accende il motore devi lasciar perdere, cioè, ed è quello che mi è successo, cioè, nel momento che si accende il motore ed esci dai box, come quando a Fiorano ti siedi e c'è il cavallino sul volante, ovviamente ti fa un'impressione, ma nel momento in cui metti la prima, che ricordiamo la Ferrari era l'unica che aveva il cambio al volante allora, nel panorama mondiale delle automobili, e esci dalla corsia box, dopo pensi solo andare forte, cioè non c'è più il pensiero sto guidando una Ferrari, dopo pensi quali sono i problemi, come puoi fare per andare più forte possibile. Ma questo con tutte le macchine a cui mi sono approcciato nella mia carriera, e fortunatamente c'è stato questo tipo di approccio, perché mi ha dato sempre la possibilità di poter cercare di tirare fuori il massimo da ogni macchina. E arriviamo al giro in cui ultima curva, due ruote leggermente sulla sabbia e un'ennesima cannonata, la terza di un terzo weekend di paura. Esatto. Che succede? Come l'hai vissuto tu? Allora, innanzitutto io mi ricordo niente di quell'incidente, però mi ricordo quello che ho visto e da poco prima a qualche ora dopo. Perché dici non mi ricordo niente? L'impatto è stato, sono svenuto, sono andato fuori, insomma sono andato in un altro mondo, poi sono rientrato. Quindi il dolore alla caviglia, il fatto che tu avessi una costola rotta, le cannonate che hai preso, ti sei risparmiato tutta quella fase di dolore, chiamiamola così? Nel primissimo impatto sì. Cioè io mi ricordo il momento che ho tolto il gas, ho rimesso giù il gas, nell'ultima curva, e poi mi ricordo 4 ore dopo, quando mi sono svegliato. Cosa è successo? È un allora, tuo? Io sempre ho sempre pensato, anche visto in televisione, poco dopo l'ho visto in televisione, ho detto, è stato un errore mio, sono arrivato largo, ricordo che non c'era il cordolo fuori dell'ultima curva, e quello fu un grossissimo problema. Io ho detto, vabbè, sono arrivato largo, è andato in sottosterzo, da quello che vedo, e ho provato a riprendere la macchina a rientrare, ma ha spanciato, ha girato, ed è finita dentro il muro, proprio perpendicolare. In realtà Paolo Guerci, che era all'interno, era all'interno della pista, proprio in quel punto che guardava, si rese conto che un pilota davanti, non mi ricordo chi, aveva preso, era arrivato anche lui largo, aveva portato dentro la ghiaia, ma non della ghiaia, il brecciolino. Ok. E quando sono arrivato io ho trovato quel brecciolino che mi ha portato quel sottosterzo sufficiente per arrivare alla fine dell'asfalto, non sul cordolo, perché non c'era il cordolo. E quando le ruote ovviamente sono arrivate con due sull'asfalto e due sull'erba, la macchina ha spanciato, si è girata, ho provato a rientrare, ma da quello che vedo in TV, ma poi mi pianto dentro il muro che hanno spostato dopo il mio incidente. No, Barcellona è cambiata dopo il tuo incidente, è stata messa una chicane, quel curvone veloce è scomparso, si dovrebbe chiamare curvone
non termini l'ultima curva, sì. Adesso c'è, è rimasto per le moto, è rimasto per le moto, ma era molto bello, solo che già allora si faceva 250 km orari. Tu uscivi sul cordolo era 252, una roba così, cioè una roba importante, per cui ovviamente se non ci sono le vie di fuga adeguate creavi delle problematiche. Ti ha lasciato dei segni quell'incidente, sia fisici, perché piede, caviglia, costola? Sì, io quando mi svegliavo... Psicologici? No, no, proprio perché non mi ricordo niente. Secondo me la mia fortuna è stata quella. Dottor Costa mi ha sempre detto, che ringrazio tutt'oggi per avermi salvato sia la gamba che la mia carriera, e mi ha sempre detto che ho trovato che il nostro cervello ha una protezione quando ci sono degli impatti, quello che vede è troppo orribile, spegne tutto. L'impatto il momento nero che c'è il cervello che picchia contro la scatola cranica, ovviamente spegne tutto. È una protezione. Ma a freddo, dopo tanti anni, rivivendo quel momento lì, prima del blackout del cervello, sei uno che è stato graziato perché poteva finire come Roland Ratzenberger, o sei stato uno sfigato che non ha avuto la fortuna di chiudere un giro e magari iniziare un'altra carriera? No, sono stato fortunato che oggi la racconto, perché potevo essere tranquillamente come gli altri. Io avevo la cosa che mi ha salvato, io avevo l'accetto mio, quello che mi ha salvato la vita. Perché ti ha salvato la vita? Perché era un ans primordiale. Il collo è arrivato a un certo punto, si è fermato, infatti il casco ha girato sulla testa e ho avuto il taglio in uno zigomo, ma però a un certo punto il casco si è fermato, non ha continuato ad andare avanti, quindi non ho avuto lo stacco delle vertebre cervicali come è successo al povero Ratzenberger. Sono stato fortunato, basta. Ho continuato ad avere la mia carriera, ok, non sono in Formula 1, non ho guidato macchine competitive, tu quello che vuoi, però sono stato comunque uno che è partito a 24 anni quasi e sono riuscito ad arrivare in Formula 1, cioè colleghi. No, assolutamente, non bisogna sminuirla affatto, torni a correre e torni in kart, quindi sì. È la storia che è brava. Perché mi chiama la Formula 1, sbatti con la Formula 1, dove torni a correre? In kart. In Formula Indy, sì. Formula Indy mi chiama la Budweiser King Racing. Io ero, ti giuro, non lo scorderò mai quella telefonata, perché ero a letto che non muovevo un dito. Mi faceva male tutto. Non potevo muovere niente. Avevo un piede, una frattura esposta a destra, il tallone esploso a sinistra, la gamba messa male, due gessi che mi arrivavano fino all'inguine, non avevo niente. Mi chiamano, mi dice: ciao Andrea, volevamo fare due gare con te con la nostra macchina competitiva, perché la Budweiser King Racing era bella competitiva, e sappiamo però che hai avuto un incidente brutto, volevamo sapere se ce la facevi. Io, senza neanche pensarci, cioè non ho neanche detto adesso ci penso, ho detto sì, tranquilli, sono a posto, arrivo. Ho messo giù il telefono, ho chiamato il dottor Costa, ho detto: dottore, io dovrei andare fra un mese a fare un test e poi una gara a Toronto, a Cleveland e poi la successiva a Toronto. Cosa faccio? Avrà detto: sei un pazzo. No, lui, no, assolutamente. Lui è quello, la teoria del soffrire che fa diventare grandi gli uomini. Lui ha avuto 20 secondi di silenzio, che pensavo che si fosse rotto il telefono, e mi disse: ci penso un attimo e ti richiamo. Lui ha messo giù il telefono, dopo mezz'ora mi ha richiamato e ha detto: dunque, non ti posso dire di sì, ne parliamo tra un mese. Ho detto: guarda che io là ho già detto di sì, però ha detto: non c'è problema, al massimo gli direi di no, che non ce la fai. E cosa è successo? Che per un mese è partita la fisioterapia e la riabilitazione. Facevo 2 ore di fisioterapia e 2 ore di allenamento tutti i pomeriggi, con un,
con un gesso andavo alla Formigine, qua vicino, in una palestra, lui aveva l'altro piano. Una volta alla settimana andavo da lui, a Imola, e mi toglieva il gesso, mi apriva il gesso, mi faceva delle punture della mesoterapia, che erano non simpatiche, e andavamo avanti. Mi chiamò 3-4 giorni al Gran Premio d'Italia di MotoGP, che stava con lui, che era qualche giorno prima. Mi fece le lastre, mi fece la terapia, tutto quanto con lui. La domenica sera, che io dovrei... Quindi tu eri andato alla clinica mobile, di fatto. Esatto, di fatto. Esatto. E lui mi disse, va bene, hai la frattura è ancora giovane, però si è messa insieme. Tu vai a correre con una scarpa da 42, l'altra con 46, però ci vai. E sono andato a correre. Fate il test, è andato tutto bene, a parte il male, per me non era cambiato niente, a parte il male fisico che sentivo nel piede, per me dopo la prima curva non cambiò niente, è stata mia fortuna non essermi ricordato niente del tempo. E come mai solo 3 gare alla fine? Perché avevano deciso, avevano il budget solo per 2 gare. Io venivo dall'incidente di Formula 1, cosa facevo? Stavo a casa? Non potevo. Ecco, però nel 95 ti chiama Kate Wiggins, dà vita rileva il materiale della Lotus che salta per aria e nasce la Pacific. Compagni di squadra Bertrand Gachot, il deletraz padre del pilota di oggi, poi arriva anche Lavaggi, quindi un altro italiano. Situazione di nuovo difficilissima, perché senza soldi, alla fine dell'anno salta tutto, però arrivi ottavo in Germania, quindi quello penso che sia un valore come risultato considerato col valore della macchina e considerando che quell'anno no, l'anno dopo sarebbe scattato il 107%, che spaventò molto. Sì, esatto. No, ma la realtà dei fatti purtroppo è stata che anche lì da metà anno abbiamo cominciato ad andare nei problemi, perché però la macchina non era mal, cioè no, il progetto insieme per essere una piccola squadra era dignitoso, assolutamente dignitoso. Il problema è che non c'erano i soldi per svilupparla, per mettere in terra quello che c'era, ci mancava quello. Sai quanti test abbiamo fatto noi quell'anno lì, vero? Sì, tanti. I 12.000 chilometri che facevi con la Ferrari, ho fatto uno, 3 ore a giugno al circuito Saudi di Silverstone, sì, dopo sì. Tre ore di test, tutto quanto, e questo a metà anno. Ma il problema più grosso cominciò da metà anno in poi, perché purtroppo la squadra andò in default, non c'erano più soldi per i motori, non c'erano più soldi per niente. La multa di Ecclestone sarebbe stata troppo elevata per stare a casa, e per cui si andava a correre lo stesso. Ma io arrivavo in pista e mi cominciavano a dire, ok, questo weekend puoi fare 25 giri, decidi quando puoi farli. Quando vuoi farli, se vuoi fare tutto in qualifica, se vuoi fare tutto in gara. Quindi quello non era correre. E non si poteva neanche dire, anche se tutti bene o male lo sapevano. Lo sapevamo, una volta, sì, sì. Voi giornalisti lo sapevate tutti al tempo, no? Ma la cosa che era, io dovevo fermarmi con un problema al cambio. E tutti voi lo sapevate, ma nessuno non si poteva dire. Non si poteva, era un tacito, diciamo così, un tacito accordo, e solo che all'occhio del pubblico, chi guardava fuori, era così. C'era l'Andrea che si ritirava, era il mio compagno di squadra che si ritirava. Ascolta, e si chiude un cerchio... Poi chiudiamo qui questa prima parte, perché praticamente c'è la carriera che arriva fino alla chiusura del cerchio con Forti, torni a fare una stagione di Formula 1 e ritrovi proprio quel Guido Forti che ti aveva dato una grande opportunità in Formula 3000. Poi casomai faremo una seconda puntata per quello che è il pilota che in GT ha vinto tantissimo, sequenze di campionati in GT International Open e quant'altro. Si è chiuso proprio lì, il mio mondo, la mia Formula 1 si è chiusa lì, di fatto, anche se
Dopo... Siamo nel 1996, scatta il 107%, Guido Forti non si trova con una squadra difficile perché di nuovo senza soldi, hai come compagno di squadra un ostico che conosci, che è un certo Luca Badoer, non vi qualificate in Brasile, poi tu acchiappi un decimo posto in Argentina. È andato bene, mi aiutò molto che in Argentina avevamo vinto la Coppa della Formula 2, cioè la Coppa del Mondo di Formula 2 in Argentina con la Reynard, però eravamo con una macchina ancora dell'anno prima, cioè aveva 100 kg, Franco aveva 100 kg in più degli altri, solo di telaio. Eravamo lontani. Considera che 10 kg a Barcellona sono 3 decimi. Sì, era così, però c'era quello. E a metà anno, ovviamente, la squadra fece tutto l'iter della Shannon, di tutti questi banditi che avevano toccato la Formula 1. E io e Luca a Silverstone ci trovammo senza macchina. Per chiudere, dietro hai una bellissima immagine di Formula 1 a Monte Carlo. Sì. E c'è un numero 17, ma uno che ha avuto così tanta sfiga, perché si è preso un numero 17. Ma sai che a livello mondiale il 17 non porta sfiga? Lo so, è più il 13. Esatto, però io non ho mai badato a queste cose. Diciamo che ci sono coincidenze, però guarda, Franco, tu lo sai, mi hai chiamato la prima volta tu al telefono. Ti ho chiamato anche a Barcellona, che non eri in grado di attendere volere in ospedale, se ti ricordi. Mi hai chiamato tu al telefono quella prima volta, io dicevo, ma mi sta succedendo proprio a me. Tu sai, cioè, dove eravamo allora, dove abbiamo fatto, ero uno che sognava di correre, no? In realtà ho avuto questa fortuna. Ma tu hai realizzato un sogno, perché hai toccato, poi non le hai vissute pienamente, però hai toccato tutte quelle che erano le opportunità di chi veramente insegue un sogno. È vero, è assolutamente vero, e nonostante la mia età, ti giuro, la passione non è mai cambiata, è la stessa, quando ho girato due settimane fa con GT in mezzo, quasi in mezzo al lockdown, proprio ho pensato a questa cosa, perché sai, dopo due mesi che stai fermo, tutto quanto, quello succede, e ti fai anche un po' di analisi, di pensi, no? Dici, ma sono capace ancora, sai, passati 50, e in realtà ti siedi in macchina, prendi mano in volante, ti rendi conto che riesci a fare tutto quello che hai sempre fatto, e questo è bellissimo. Grazie Andrea. Allora, amici di Motorsport, commentate qui sotto, perché secondo me questa storia è veramente molto molto interessante. Cliccate la campanella, così avrete anche gli avvisi sui prossimi appuntamenti che vi offriremo. Certamente non ci fermiamo qui, faremo una seconda puntata con Andrea. Andrea, grazie di aver partecipato a questa chiacchierata. Grazie a te, Franco. E un saluto a tutti. Ciao.